Allora, eventi come quelli di questa sera sono molto interessanti e per noi sicuramente di grande stimolo, perché fanno capire la dinamicità che hanno i ragazzi, i giovani, rispetto a tutto il sistema dell'ICT sul territorio, l'inventiva e la voglia di fare. Devo dire che per fortuna la Regione Lombardia ha degli strumenti di aiuto a queste imprese, a questi nuovi, a questi start-up che stanno avviando la loro attività imprenditoriale, per cui noi abbiamo una misura che finanzia i giovani imprenditori per azioni innovative, favorendo sia l'innovazione e il tutoraggio di quello che fanno a livello di idea e accompagnandoli nella crescita della loro azienda e della loro idea. E anche pensando, nei prossimi mesi noi dovremo lanciare delle misure che sono i voucher insieme al sistema camerale, che andranno a coprire sia la possibilità di adozione del digitale per le piccole e medie imprese, sia di servizi del digitale. Oltre a questo, poi chiaramente c'è tutto un sistema che vede Regione Lombardia attiva per quanto riguarda la gestione degli open data, su cui noi abbiamo già aperto un portale il 23 marzo 2012, che si trova al sito www.dati.lombardia.it, dove raccogliamo, abbiamo circa 500 dataset al momento disponibili, ma oltre a questo abbiamo anche lanciato, grazie a una delle azioni prioritarie dell'agenda digitale di Regione Lombardia, questo portale che raccoglie, lancerà le linee guida per gli enti locali.